Il 15 febbraio del 1926 moriva a Parigi Piero Gobetti, esattamente 90 anni fa. Noi vogliamo ricordare la vicenda politica e anche umana di questo giovanissimo intellettuale, giornalista, pensatore, diciamo così, italiano. Lo vogliamo fare con il professor Emilio Gentile, che innanzitutto ringraziamo per la sua disponibilità. Buongiorno, professore. Allora, ricordiamo che il professor Emilio Gentile è professore emerito di storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma. Parleremo con il professor Gentile della vicenda, come abbiamo detto, di Gobetti. Io lo farei a partire da una citazione che viene da un articolo del professor Emilio Gentile, ha pubblicato sull'edizione del Sole 24 Ore della domenica, domenica 14 febbraio, ricordando proprio Gobetti. E a proposito del fascismo, Gobetti scriveva, ad esempio: il fascismo è come l'autobiografia della nazione italiana, cioè una indicazione di infanzia, perché segna il trionfo della facilità, della fiducia e dell'entusiasmo. Ecco, con queste parole così precise, Gobetti tracciava un po', diciamo, un identikit del fascismo. Il professor Gentile, tra l'altro, è un profondo conoscitore della storia del fascismo, a cui ha dato un contributo molto importante. Queste parole, professore, segnano un po' anche l'identità proprio culturale, politica di Gobetti, oppure no? Beh, la segnano indubbiamente nella sua caratteristica principale, quella cioè di ritenersi un intellettuale giovanissimo, sì, che riprendeva l'opera di riviste come La Voce di Prezzolini, L'Unità di Salvemini, quindi in un piano di divulgazione culturale, di cultura militante, per cercare di modificare e migliorare il carattere degli italiani. Era un tema costante questo sin dal Risorgimento, quando si combatteva per l'unità d'Italia non in nome di ideali gloriosi del passato romano o di altre epoche della gloria italiana precedente, ma per combattere la sudditanza politica degli, sì, italiani, la sudditanza morale, la sudditanza mentale degli italiani contro quella che era l'idea dell'epoca, cioè gli italiani non sono in grado di governarsi, yes, da sé. Gobetti ritiene che il Risorgimento in questo abbia fallito, sia stata una unificazione territoriale, una unificazione politica, ma non abbia prodotto quella rigenerazione degli italiani da sudditi a cittadini, e quindi riteneva che il suo impegno militante fosse proprio quello di proseguire quest'opera. Si trova di fronte però al fenomeno del fascismo, che distrugge questa possibilità agli occhi di Gobetti, perché non fa altro che restituire al costume degli italiani la propensione al servilismo, al conformismo, ad applaudire il padrone di turno. E quindi da questo punto di vista lui definisce il fascismo l'autobiografia della nazione, una definizione certamente molto efficace, ma che storicamente però si presterebbe a molte obiezioni e a molte osservazioni, perché l'autobiografia della nazione condannerebbe gli italiani, tutti gli italiani, ad una sorta di vocazione irresistibile al fascismo. Sì. E invece proprio prima del fascismo, pensiamo a tutto il periodo del Risorgimento, alle lotte dei democratici, certo, alle lotte dei socialisti, alle lotte anche dei partiti che nascono dopo la Grande Guerra, come il Partito Popolare di Sturzo, sono tutti esempi invece che ci, certo, furono centinaia di migliaia di italiani che non avevano la vocazione al servilismo, ma avevano piuttosto la volontà di superare le condizioni del servilismo. Quindi da questo punto di vista la frase di Gobetti, fascismo, autobiografia della nazione, più che un giudizio storico, esprime il modo in cui il fascismo viene visto da Gobetti. Certo. Professor Gentile, un altro tema di cui si discute poco, in realtà la figura di Gobetti non è molto presente nel dibattito culturale e politico italiano. Un tema interessante sarebbe capire, anche proprio a partire dal titolo della rivista, una delle iniziative febbrili di cui fu protagonista Gobetti, cioè quello della rivoluzione liberale. Che cosa intendeva Gobetti per questo? È un po' difficile riuscire a spiegare che cosa intendeva Gobetti, perché penso che lui stesso non aveva molto chiaro che cosa fosse la rivoluzione liberale. Ricordiamoci che Gobetti è un ragazzo che nasce nel 1901, sì, quando inizia la rivoluzione liberale nel febbraio del 1922, non ha ancora compiuto 22 anni.
e quindi un ragazzo che ha una precoce capacità intellettuale, sì, un desiderio fortissimo di essere presente culturalmente nella politica italiana, tant'è vero che lui scrive la sua, crea la sua prima rivista dal titolo molto evocativo Energie 9 quando ha 18 sì, anni ed è ancora sì, uno studente del liceo sì, e già allora si fa notare però da autorevoli studiosi e personaggi della cultura italiana, da Benedetto Croce a Luigi Einaudi, Gaetano Salvemini, Giuseppe Prezzolini, che sono poi in fondo i suoi maestri, sì, per questa sua volontà di rinnovamento ma anche di rigore intellettuale. È un giovane però che brucia rapidamente le sue energie, perché si occupa di tantissime cose, è un po' uno scrittore poligrafo, sì, si occupa di politica ma anche di letteratura, studia il russo, si occupa di teatro russo, si occupa di storia delle religioni, della pittura, è amico e scopre e scrive su Casorati, quindi è anche come editore scopre e pubblica le prime poesie di Eugenio Montale, quindi bisogna aver presente questa figura così giovanilmente precoce, così avida di sapere, così piena di interessi, che poi si trova a dover affrontare il problema del fascismo. In questo senso la sua rivoluzione liberale vuole essere innanzitutto una rivoluzione laica che crei negli italiani la capacità di avere una coscienza critica e autonoma. Lui vedrà come forza capace di poter realizzare questa sua rivoluzione liberale il movimento operaio. Sì. Lui interpreta come un fenomeno liberale anche la rivoluzione bolscevica, quindi è qui che diventa complessa e complicata la sua concezione, sì, della rivoluzione liberale, che da una parte sembra identificare il liberalismo con tutte quelle energie rivoluzionarie che distruggono un ordine stabilito e lottano per l'emancipazione dell'individuo e delle collettività. Dall'altra, con fenomeni come quello del bolscevismo, che nulla avevano di liberale, nulla volevano avere di liberale, ma erano decisamente antiliberali. Professor Gentile, c'è stata, diciamo, anche una certa tendenza, specialmente nei decenni passati, anche un po' a fare di Gobetti una figura, no? Uno dei martiri del fascismo, però non va dimenticato che la sua fine precoce è dovuta anche al clima di violenze in cui versava l'Italia proprio in quei primi anni del regime. Ma Gobetti penso che non avrebbe apprezzato la sua trasfigurazione in un martire, certo, lui parla molto chiaro e pienamente consapevole che la sua battaglia antifascista, che inizia immediatamente, è una battaglia che potrebbe portarlo a gravissime conseguenze, sì, e potrebbe costargli anche la vita. È un intransigente, è un eretico che è pronto a sfidare l'Inquisizione, ma nello stesso tempo ciò che è interessante nella figura di Gobetti è che lui non rifiuta il fascismo perché è violento, anzi addirittura lui vorrebbe, sì, che il fascismo sia violento, perché richiede che la violenza, lui dice in un articolo di Rivoluzione Liberale, non saremo noi che abbiamo letto Marx, Sorel, Pareto a meravigliarci dell'uso della violenza nella storia. Certo. Il problema è a che cosa serve questa violenza e che cosa rivela questa violenza. Lui addirittura farà su Rivoluzione Liberale l'elogio di Farinacci, perché dice meglio un fascismo violento che costringe gli italiani a sfidare e soprattutto a scoprire il valore della libertà nel momento in cui può perderla, piuttosto che un fascismo che tende a compromesso, all'opportunismo. Lui addirittura fa una distinzione tra un Farinacci che è violento, sì, ma è migliore di quei fascisti moderati che vorrebbero un governo Mussolini adattato alla situazione italiana e quindi in un certo senso addormentare le coscienze piuttosto che scuoterlo. Lui pubblica addirittura, è l'editore di un fascista scrittore violento, sì, e estremista come Curzio Sukert, Malaparte, sì, sì, perché dice è comunque un ottimo scrittore. Quindi lui c'era anche questa visione di una lotta politica che deve vedere contrapposte in maniera integrale e intransigente concezioni di vita, concezione della politica, purché non si ricerchi poi la mediazione di un compromesso che sacrifica l'intransigenza per il potere. Professore Emilio Gentile, quale può essere l'attualità di Gobetti oggi?
ma è sempre difficile ricercare l'attualità perché dipende da mille cose, poi specialmente per un giovane precoce come Gobetti che non si era neanche pienamente sviluppato e maturato, è un po' difficile. Pensiamo che lui, quando dopo le aggressioni che subisce da parte dei fascisti, finalmente decide di lasciare l'Italia, non per paura ma perché vuole andare a Parigi a continuare la sua attività di editore, di diventare un editore internazionale, lascia un figlio appena nato di pochi mesi alla moglie a Torino sperando che lo possano raggiungere, ma scrive che lui non vuole andare a Parigi a fare il retore dell'antifascismo ma a proseguire la sua attività intellettuale. Quindi da questo punto di vista non sappiamo quale sarebbe stata l'evoluzione culturale e politica di Gobetti. Sicuramente avrebbe proseguito in quella concezione intransigente del laicismo e del liberalismo come realizzazione di una coscienza autonoma dell'individuo e delle masse, ma non sappiamo come avrebbe valutato per esempio la situazione politica italiana di oggi. Quello che avrebbe sicuramente disprezzato era la disponibilità a diventare subito padroni delle situazioni nelle quali l'asservimento è preferito alla liberazione. E allora noi ringraziamo davvero molto il professor Emilio Gentile, ricordiamo professore emerito di storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma, con il quale abbiamo ricordato Piero Gobetti a 90 anni dalla sua morte. Grazie molto, professore. E a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.